Ben ritrovati con noi amici di Estate in Appennino, anche oggi si parla di escursionismo. Oggi partiamo con Sonia per la rubrica Appennino in cammino. Parte un viaggio che durerà due puntate e attraverserà l'Appennino bolognese. Andremo alla scoperta dei laghi Brasimone e quello di Suviana. A me piace tanto la Sonia. E a te? Anche a me. Benvenuti ad una nuova puntata di Appennini in cammino. Sono Sonia, una guida ambientale escursionistica e oggi vi porterò alla scoperta del parco regionale dei laghi di Suviana e Brasinone, nel bel mezzo dell'Appennino bolognese. Il lago di Suviana è un lago artificiale, uno dei maggiori dell'Appennino emiliano, alimentato dal torrente Limentra. Il lago si è formato grazie alla costruzione negli anni 20 della diga di Suviana, realizzata per portare energia elettrica alla linea ferroviaria Bologna-Firenze. Enel ha realizzato a monte una nuova centrale idroelettrica negli anni 70 alimentata dalle acque del lago Brasinone. Il livello dell'acqua varia durante l'anno a seconda dell'utilizzo degli impianti, ma le rive del lago sono utilizzate soprattutto d'estate come meta turistica. L'escursione di oggi ci porterà sull'Alpe di Stagno con un percorso ad anello, 10 km di strada per 5 ore di cammino. All'inizio 500 metri di dislivello, tutti in salita, quindi è meglio partire, mettiamoci in cammino. Si parte da Stagno, un piccolo borgo medievale nato attorno alla chiesa di San Michele Arcangelo e dal cui sagrato si ha una splendida vista sul lago di Suviana. La caratteristica di questa chiesa sono due irte scalinate, questa che consentiva l'ingresso alle donne, mentre quella coperta che consentiva l'ingresso agli uomini. Eccoci al primo bivio del sentiero 155. Bisogna seguire i segni bianchi e rossi e questi portano in salita.
In questo primo tratto si trovano indicazioni di antiche borgate, come quella di Capravecchia. Si attraversa il bosco su questo sentiero lastricato. In base alle indicazioni dei cartelli, per la vetta manca ancora un'ora di cammino. Eccoci all'ultimo bivio prima della nostra vetta. Siamo partiti da 722 metri e adesso siamo sui 1002. Sicuramente una ripida salita di quasi 500 metri di dislivello. La fatica è finita, ora arriviamo alla vetta. Siamo sulla vetta del Monte Stagno, a 1253 metri, un grosso blocco di arenaria e un terrazzo naturale, da cui si gode di un bellissimo panorama sul lago di Suviana e su tutti i monti dell'Appennino bolognese. Si conclude qui la prima parte dell'escursione dell'Anello del Monte Stagno. Vi aspetto alla prossima puntata di Appennino in Cammino. L'escursionismo è da sempre stato portato avanti da una scoperta delle stelle e dalla loro disposizione per ritrovare il cammino. Anche oggi parliamo di stelle, di astronomia. Andiamo insieme ad Efisio Santi a scoprire quale buona stella. Buonasera e benvenuti al terzo appuntamento della rubrica di astronomia di estate in Appennino. Oggi inizieremo l'esplorazione tra le principali stelle e costellazioni del cielo estivo, esplorazione che va condotta con cieli perfettamente bui, quindi in assenza di luna piena e qualche ora dopo il tramonto del sole. Se in questo periodo volgete lo sguardo allo zenith, lo zenith è il punto esattamente sopra la testa dell'osservatore, scorgerete una stella molto brillante che si chiama Vega. Di Vega ne abbiamo già parlato nella seconda puntata, perché a causa del moto di precessione dell'asse terrestre tra 14.000 anni diventerà la nuova stella polare, la stella intorno alla quale ruoterà apparentemente la volta celeste. Ma Vega, oltre ad essere la quinta stella più brillante del cielo, è anche la stella principale della costellazione della Lira, costellazione della Lira che oltre Vega è formata da quattro stelle più in basso rispetto alla stella principale, distribuite a formare una specie di parallelogrammo. In questo gruppo di stelle gli antichi greci vedevano lo strumento musicale della Lira. In particolare in alcune antiche raffigurazioni che state vedendo, le quattro stelle sotto Vega erano lo strumento musicale della lira, mentre Vega era l'occhio di un'aquila che con gli artigli reggeva questa lira. Secondo la mitologia greca, questo strumento apparteneva ad Orfeo, protagonista della storia di amore con Eurydice, e lira che era stato donato ad Orfeo da Hermes, il messaggero degli dei, che l'aveva costruito utilizzando un guscio di tartaruga come cassa di risonanza. Il nome Vega però deriva dall'arabo e significa l'occhio dell'aquila, perché gli antichi astronomi del Medio Oriente vedevano in questo gruppo di stelle non uno strumento musicale, ma bensì un'aquila appollaiata. Da un punto di vista astrofisico, Vega è una stella che dista da noi circa 25 anni luce. Ciò significa che la luce di Vega per arrivare sulla Terra impiega circa 25 anni. Se l'ha osservata ad occhio nudo, o ancora meglio, con un piccolo strumento ottico, ad esempio un binocolo 7x50, adatto per fare osservazioni della volta celeste, quindi uno strumento che raccoglie anche più luce dell'occhio umano, ci si accorge che la luce di Vega ha una colorazione bianco-azzurra. Questa semplice osservazione vi dimostra che le stelle non hanno tutte lo stesso colore, non sono tutte puntini bianchi, ma hanno un colore che dipende dalla temperatura superficiale. In particolare, uno degli strati più esterni delle stelle, la fotosfera, si comporta un po' come un pezzo di ferro, seguendo una legge della fisica che si chiama legge di Wien.
Se voi prendete un pezzo di ferro e lo riscaldate, lo portate a temperature di 2000-3000 gradi, il pezzo di ferro emette luce rossa. Man mano che voi aumentate la temperatura, la lunghezza d'onda della luce emessa dal pezzo di ferro tende a diminuire. Quindi dal rosso si passa all'arancione, al giallo, fino ad arrivare, se fosse possibile portare il pezzo di ferro a temperature così alte, fino al bianco, all'azzurro, al blu. Le stelle si comportano allo stesso modo. Le stelle rosse sono le stelle più fredde, hanno una temperatura superficiale intorno ai 3000 gradi. Le stelle più calde in assoluto sono le stelle blu. Sono stelle molto giovani, molto rare, e arrivano a una temperatura superficiale di 40.000 gradi. Il Sole, che è una stella che ha una temperatura superficiale di 6.000 gradi, emette quasi tutta la luce nel giallo. Per ciò che è stato detto, considerando che la luce di Vega è una luce bianco-azzurra, Vega è più calda rispetto al Sole, ha una temperatura superficiale di 15.000 gradi. Vega, oltre ad essere più calda del Sole, è anche più grande della nostra stella. Il suo diametro è circa 3 volte quello solare, e ciò significa una luminosità che è 33 volte quella del Sole. Un altro oggetto interessante all'interno della costellazione della Lira è M57. M57 non è visibile ad occhio nudo e si trova tra le due stelle che costituiscono il lato più a sud del parallelogramma sotto Vega. M57 è una nebulosa planetaria, cioè il resto di una stella come il Sole. Quando si osserva un oggetto del genere è come andare nel futuro e vedere il Sole nella fase finale della sua vita. Infatti le stelle non sono eterne, ma come tutto ciò che esiste in natura hanno un ciclo vitale, molto più lungo rispetto a quello di un uomo. Un uomo può vivere al massimo un centinaio di anni. Le stelle, a seconda della loro massa, possono vivere da centinaia di milioni a miliardi di anni. Stelle di piccola massa come il Sole vivono miliardi di anni. E in particolare la nostra stella si sarebbe formata da un'enorme nube di gas 5 miliardi di anni fa e ancora altri 5 miliardi di anni davanti prima di entrare nella fase finale della sua vita. Quando questo succederà, il Sole esaurirà il suo combustibile nucleare e quasi tutto il Sole imploderà in una nana bianca. Cioè, considerate che il Sole è una stella che ha un diametro di 1.300.000 km. Tra 5 miliardi di anni diventerà grande come la Terra, cioè un diametro di 12.000 km. Le nane bianche sono oggetti estremamente densi. Pensate che un cucchiaino della materia di una nana bianca, che viene chiamato materia degenere, portata sulla Terra con la gravità del nostro pianeta, peserebbe qualche tonnellata. Gli strati invece più esterni del Sole si espanderanno, ovviamente bruceranno tutto ciò che rimane del sistema solare e formeranno un anello gassoso attorno alla nana bianca. Questo è l'aspetto di una nebulosa planetaria e questo è anche l'aspetto di M57. M57 che dista da noi circa 400 anni luce, la nana bianca di M57 ha una densità che è 3 milioni di volte quella dell'acqua e il diametro della nube circolare attorno a M57 è di circa un anno luce. Ciò significa che la luce, che viaggia ad una velocità di 300.000 km al secondo, la velocità più alta raggiungibile in natura, per andare da una parte all'altra di questo anello gassoso impiegherebbe circa un anno. Come dicevo prima, M57 non è visibile a occhio nudo. Per osservarla serve un piccolo telescopio con almeno un diametro di 12 cm. Un piccolo telescopio mostrerà il debole anello che costituisce la nebulosa. Ovviamente utilizzando telescopi sempre più grandi, i particolari all'interno di questo anello aumenteranno. Per vedere la debole nana bianca al centro della nebulosa planetaria è necessario utilizzare un telescopio con un diametro superiore al metro. Bene, anche per stasera la puntata finisce qui. Vi invito a visitare la pagina Facebook della trasmissione Stato in Appennino e di porre anche domande sulle tematiche, sulle questioni sviluppate all'interno di questa rubrica. Io vi saluto e vi auguro cieli sereni. Passiamo ad argomenti decisamente più pragmatici. Siamo andati a Pavullo a scoprire la fiera delle produzioni e dei sapori tradizionali, all'interno della quale si è svolto anche il convegno legato agli antichi mestieri, quindi il passato, il presente e il futuro di questi. Lo guardiamo nel prossimo servizio. Mirtilli, parmigiano reggiano e crescentine sono solo alcuni dei prodotti tipici dell'Appennino, posti sotto il marchio di tutela camerale, che si incontrano e assaggiano alla Fiera delle Produzioni e dei Sapori Tradizionali a Pavullo.
un appuntamento che, in collaborazione con la Camera di Commercio, ogni anno promuove e valorizza le produzioni tipiche dell'Appennino, quest'anno con un'attenzione particolare per i mestieri antichi, pilastri dell'economia e dell'identità montanara, la cui tradizione permette a queste eccellenze di sopravvivere e tramandarsi. Oggi parliamo di antichi mestieri, allargando l'orizzonte, ma stando sempre dentro quello che è il tema principale, la valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti, del patrimonio culturale di un territorio. Io conto che oggi, con il contributo di tutti, l'università, le istituzioni locali, il consorzio, insomma tutti i soggetti che sono interessati allo sviluppo del territorio, partano, dicevo, oggi con questo primo progetto di recupero, ricognizione, individuazione delle possibili strade per fare di questi mestieri antichi dei elementi che contribuiscono all'attrattività del territorio in un'ottica di creative tourism, cioè di turismo partecipato, di turismo esperienziale, che in zone limitrofe, in Italia e anche in Europa, si sta sviluppando significativamente. È dal 2013 che la Camera di Commercio ha avviato questa esperienza, vedendo molto lungo e facendo un'operazione molto importante per le aziende di questo territorio. In questo filone quest'anno abbiamo inserito il discorso degli antichi mestieri, un'attività che si sta perdendo, molte di queste attività si stanno perdendo, l'obiettivo è di recuperare per quanto possibile, di mantenere, ma di far crescere anche qui, come era allora per i piccoli frutti, per altre attività, che vedere come si può fare che qualcuno di queste attività emerga, diventa un fatto economico, perché è importante anche qui per fare incami, ma anche per fare economia sul territorio. Qual è l'importanza di un marchio come quello della Camera di Commercio per tutelare i prodotti del territorio? È sicuramente fondamentale per conservare appunto le nostre tradizioni, la nostra identità, ma anche dal punto di vista turistico, perché è comunque di grande interesse. I prodotti naturali che si vedono in questa fiera di oggi sono prodotti di piccole aziende, di piccole realtà produttive e anche di grande interesse a livello culturale. E la possibilità di poter vedere oggi le vecchie produzioni è un'occasione che ci riporta alla nostra identità. Credo che questa sia stata un'iniziativa che oggi, proprio dopo 13 anni, possiamo cominciare anche a valutare e a giudicare, e il giudizio non può essere che positivo. Questo ci ha permesso di fare conoscere, di valorizzare comunque delle produzioni tipiche di valore del nostro territorio, e i numeri ci dicono che sono interessanti, nel senso che avere un marchio che identifica e valorizza comunque ha voluto dire avere ulteriore canale di commercializzazione. Ma io voglio sottolineare anche quello che sta dietro, perché al di là della vendita dei prodotti, dietro ci sta comunque un'attività agricola e quindi ci sta coltivazione dei nostri territori, che vuol dire poi presidio, vuol dire cura del paesaggio, cura del territorio, e ci sta comunque un'economia che contribuisce comunque a dare lavoro, a dare opportunità di reddito su questo territorio. Noi come Slow Food sono 3 anni che stiamo appunto stiamo attraversando l'Appennino dell'Emilia Romagna su un input e sollecitazione dell'assessorato all'agricoltura della appunto regione Emilia Romagna, e alla ricerca, proprio alla scoperta sia di coloro, di prodotti, quindi di coloro che stanno facendo resistenza, resilienza e sono tornati appunto a riscoprire agricoltura, a riportare vecchi mestieri in Appennino, ma soprattutto a portare anche le persone a conoscere questi, a mettere in valore e a coniugare attraverso un turismo sostenibile storia, identità, cultura, memoria, enogastronomia. Giampiero Negroni, presidente dell'associazione Prora, quali tra tanti mestieri non è più antico del mirtillaio, se uno ci pensa, legato alla montagna? Beh, in effetti, se vogliamo essere così, legati al passato,
è un'attività, quello del raccoglitore di mirtillo, che risale a notte dei tempi. Si va su con la gerla tra l'altro artigianale, fatta molto bene, no? Che tiene massimo 30 kg, si va su anche a 1600-1700, si scende giù fino alla Gippe, poi si torna su. Il problema è appunto che in questi anni uno va su sperando di tornare giù con il pieno per 5-6 volte, va su una volta fino a 1800 e torna giù con 20 kg. Cioè il problema grosso del mirtillo di questi ultimi anni è il clima. Liutaio per passione ma anche per tradizione, perché appunto la porti avanti proprio di famiglia come attività. Sì, è una tradizione, difatti un mio bisnonno nell'Ottocento aveva iniziato questa passione e l'ha tramandata fino ai nostri tempi, insomma, ecco, quindi io cerco di portarla avanti al meglio perché è una passione anche per me, quindi cioè io mi diverto ancora a costruire questi strumenti. Siamo giunti alla fine anche di questa puntata, vi abbiamo parlato anche oggi di tante cose che le potete naturalmente rivedere sul nostro sito www.appenninonews.it, diventare follower della nostra pagina Facebook Estate in Appennino, ma anche ritrovarci domani su canale 15 TRC. Ci vediamo domani.